Viviamo di più, ma dobbiamo imparare a vivere meglio. Ecco perché è importante la prevenzione. Proprio di questo si è parlato all'Hotel Due Mari a Sestri Levante, dove un gruppo di medici ha raccontato alla cittadinanza come prevenire patologie della bocca, degli occhi, della tiroide, della pelle e anche quanto sia importante che la diagnosi sia di alta qualità. Diversi specialisti impegnati sia in sanità pubblica che in sanità privata si dedicano a fare prevenzione e informazione sulla popolazione, cioè sui cittadini. Questo al fine di interrompere e abbattere quel muro che spesso si crea tra la casta medica, tra virgolette, e l'utenza, in modo da rendere più diretto, più semplice il rapporto tra medico-paziente. Quando facciamo qualsiasi esame, che sia fatto per motivi clinici o anche di prevenzione, è fondamentale la qualità. Qualità che non dipende soltanto dalle apparecchiature, naturalmente le apparecchiature sono fondamentali, ma anche dal medico radiologo che segue l'esame e dall'attenzione che dedica al paziente. La prevenzione è fondamentale e la radiologia ha un ruolo importante, perché proprio con le metodiche radiologiche che vengono fatti esami di screening in ampi campi, come per esempio nella mammella, lo sappiamo, il tumore della mammella, l'importanza della mammografia. Bisogna sapere che noi abbiamo la possibilità di intervenire attivamente sull'invecchiamento, perché esistono due tipi di invecchiamento: uno è legato alla genetica e su quello, ahimè, ancora non siamo in grado di fare moltissimo, però c'è una grossa parte di invecchiamento che invece è dovuto all'ambiente, allo stile di vita, e su questo veramente possiamo intervenire. Le iniziative come queste sono finalizzate a divulgare quello che è il messaggio di prevenzione della patologia tiroidea, per informare le persone su quelli che sono i sintomi e poter effettuare una diagnosi precoce. La prevenzione primaria è l'utilizzo del sale iodato, che dà una mano alla tiroide a lavorare meglio. La prevenzione invece secondaria è proprio rendere edotta la cittadinanza, i cittadini, su quelli che sono i sintomi delle patologie tiroidee, che molto spesso sono sintomi sfumati. Quindi, almeno nelle prime fasi delle malattie, della malattia tiroidea, il paziente tende ad attribuire questi sintomi a sintomi dovuti ad altre malattie. La qualità della vita oggi deve essere assolutamente proporzionata alla longevità. Viviamo di più ed è una bellissima cosa, ma dobbiamo arrivare a vivere molto bene e quindi a avere anche un'attenzione a quegli aspetti che nelle precedenti generazioni venivano un pochettino tralasciati.